progettare soluzioni di recupero degli immobili in disuso con tempi certi e rapidi. È quello che consente di fare alle amministrazioni comunali il cosiddetto federalismo demaniale, e l'Agenzia del Demanio ha consegnato ai sindaci dei capoluoghi di provincia e di altri comuni calabresi le pergamene del federalismo demaniale per l'appunto. Vediamo il servizio. L'incontro che si è svolto al Parco Archeologico Scolacium di Roccelletta di Borgia è avvenuto alla presenza del direttore dell'Agenzia del Demanio, Roberto Reggi. Si tratta di un riconoscimento simbolico per i trasferimenti degli immobili dallo Stato agli enti locali. Abbiamo presentato anche i nuovi strumenti di valorizzazione. Si parla di un articolo 26 dello Sblocca Italia che di fatto consente a chiunque di chiedere attraverso il proprio sindaco un bene dello Stato non utilizzato che insiste nel proprio comune, per un uso prevalentemente destinato al contrasto dell'emergenza abitativa, ma anche ad altre utilizzazioni. Durante l'incontro è stato firmato un accordo con il comune di Scalea per la valorizzazione e la regolarizzazione dell'ex campo volo. Oltre a presentare lo stato di avanzamento del federalismo demaniale, l'agenzia ha discusso con i rappresentanti delle amministrazioni anche dell'attuazione del progetto Valore Paese Dimore in Calabria per la realizzazione di strutture turistico-ricettive e culturali in immobili di pregio a beneficio di tutto il territorio. Da ultimo, il confronto è stato occasione per esaminare i piani di razionalizzazione degli immobili che hanno l'obiettivo di ottimizzare l'utilizzo dei beni da parte delle amministrazioni pubbliche e gli strumenti per l'efficientamento energetico degli immobili in un'ottica di spending review.